sono le 3, bene, sono in ritardissimo. Ciao, come state? Ciao, sono viva, sono tornata. Ciao, ciao, tutto bene? È un po' che non ci vediamo. Che fine avete fatto? Dove siete stati? Mamma mia. Ok, giuro che la smetto. Allora, questo video probabilmente sarà un video lungo. Spero di non farlo andare troppo lungo perché vorrei editarlo e pubblicarlo tra oggi e domani, quindi vediamo. Allora, ciao, sono tornata. Sì, sono tornata, punto esclamativo. Non so che titolo avrò dato a questo video, però sì, sono tornata, ma mi sto trasferendo. Mi sto trasferendo, come si può notare qua dalle valigie. Sì, mi sto trasferendo, letteralmente. In questi giorni io mi sto trasferendo. Come vedete, qui vi ho messo un bel background di valigie perché appunto mi sembrava, non lo so, la scelta più carina, no? Allora, non so da dove partire, non so cosa dirvi per primo. Allora, magari partiamo, vi dico un po' di tutto, no? Mi sto trasferendo dove? Allora, se mi conoscete da un po', se non mi conoscete, ciao, io sono Liuba e sono una fashion graphic designer, quindi se un po' masticate queste parole, lavoro nel mondo della moda e della grafica, della comunicazione, diciamo, un po'. E quindi, quale miglior posto se non Milano? Mi ritrasferisco a Milano perché sì, io ho abitato a Milano per tanti 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 anni, sono salita lì per fare la laurea triennale, mi sono laureata a Milano e poi sono rimasta a lavorare, poi poco prima della pandemia, letteralmente 2 o 3 mesi prima della pandemia sono tornata e da lì diciamo che sono rimasta in Sicilia. Allora, l'anno scorso, quando ho vissuto a Catania, perché se mi seguite da un po', io ho frequentato un master l'anno scorso a Catania, qui in Sicilia, vi ho pubblicato qualche video, qualche vlog delle mie giornate, di cosa facevo, cosa non facevo, vi raccontavo, delle materie, del mio studio, vi facevo vedere un po' le mie coinquiline, le mie amiche, vi ho portato un po' nella mia vita, però poi, letteralmente quasi un anno fa, non ho più pubblicato video, non c'è stato un motivo particolare, non c'è stato un qualcosa di così tanto spiacevole nella mia vita che mi ha fatto dire no, basta, non voglio più fare video per YouTube, assolutamente no, voi mi siete mancati tantissimo, mi è mancato tantissimo fare i vlog, perché sapete che i vlog sono la mia tipologia di video preferita da registrare e anche da vedere in realtà. Però la mia vita è un po' cambiata. Quando io mi sono ritrasferita nella mia città, nella mia hometown, perché io non sono di Catania, e diciamo che la mia vita si è un attimino un po' appiattita e pian piano mi sono sempre più, diciamo, non mi sono sentita di filmare le mie giornate, perché le mie giornate per un anno o poco più o poco meno, sono state, letteralmente sempre le stesse. Lavoravo da casa. Non facevo grandi cose se non andare in palestra, tornare a casa, lavorare, dormire, mangiare, fine. Quella era la mia vita, ogni tanto uscivo, ma più o meno questo. E quindi letteralmente non mi sono sentita di filmare. E inoltre ho avuto delle brutte delusioni, purtroppo, dal punto di vista personale, affettivo, che mi hanno anche lì molto molto abbattuto e non mi hanno fatto venire la voglia di filmare. E quindi un po' questo. Da più o meno 2 mesetti a questa parte e ho deciso che avrei inviato delle candidature per aziende comunque in tutta Italia, principalmente a Milano ovviamente, ma le ho inviate un po' ovunque e ho fatto diversi colloqui, non ne ho fatti tantissimi in realtà, diciamo per la quantità di tempo. Da quando io ho iniziato a cercare a quanti colloqui effettivi non ne ho fatti tanti, non perché io non mi fossi candidata a diverse aziende o a diversi posti di lavoro, diverse opportunità, ma semplicemente perché ho fatto pochi colloqui, ma lunghissimi, lunghi, 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 e anche questo mi ha un po' frenato dal filmare perché ho avuto dei colloqui che sono durati anche mesi. Per poi alla fine farmi dire no, guarda, non ti abbiamo preso, oppure ti stavamo per prendere per un punto, magari abbiamo preso un'altra persona. E quindi questo mi ha un attimino svalvolato e non mi ha fatto venire proprio la forza di mettermi a filmare perché ero veramente molto molto incasinata. Ero in un periodo della mia vita che veramente non avevo idea di che cosa fare, non sapevo
se era arrivato il momento di aprire un qualcosa di mio, di iniziare un mio business, perché una cosa del genere durante la pandemia ci avevo pensato, l'avevo un attimino iniziata, ma non in maniera importante, no? Quindi richiedendo dei fondi, cose di questo tipo. O se volevo continuare a stare qui, cercare del lavoro qui in Sicilia, anche se il mio lavoro è molto molto specifico, in Sicilia non è semplicissimo, oppure andare via. E quindi ho fatto appunto qualche colloquio, che sono durati veramente tantissimo tempo, e letteralmente 3 o 4 giorni fa sono stata accettata, ho avuto l'opportunità di essere presa per una posizione che io non pensavo sarei mai stata presa, nel senso non così presto nella mia carriera. E non lo so, ogni tanto mi sottovaluto, penso di essere meno competente di quanto in realtà magari non sono. Io so quali sono le mie potenzialità in ambito lavorativo, so di essere una ottima graphic designer, un'ottima fashion designer, ma ogni tanto non so perché, penso, dico, ah, non so, non mi candido a questa opportunità perché ci sono persone più brave di me, che sì, ovviamente nella vita ci sono sempre persone più brave di te, ma ciò che sono io non è qualcun altro, nel senso, la mia brand identity, il mio modo di lavorare, il mio modo di vedere la moda, la grafica e tutto quanto, ovviamente, non lo può avere un'altra persona, ma questo è un altro discorso. Quindi mi sono buttata e mi sono candidata per questa posizione lavorativa, che è una delle mie due posizioni lavorative dei sogni della mia vita. E quindi mi sono candidata, ho fatto il colloquio, ho fatto l'interview, tutto quanto, E poi poco dopo, letteralmente più o meno 2 o 3 settimane dopo, ovvero qualche giorno fa, sono stata contattata per email e mi hanno detto appunto: guarda Liuba, abbiamo scelto te, vorremmo intraprendere appunto questo percorso con te. E vabbè, tutta la specifica, no, del contratto, eccetera, eccetera. Quindi sì, ho dovuto letteralmente fare tutto molto molto velocemente, anche se loro sono stati molto, molto carini, perché io gli ho detto la mia situazione qual era, nel senso non ero lì di Milano, anche perché il mio lavoro, nel senso, cioè, mi trasferisco a Milano, ma in realtà il mio ufficio, è in un comune vicino a Milano, quindi anche lì devo cercare di capire cosa fare della mia vita. Infatti sono veramente molto confusa, molto nervosa, sono molto anche un po' spaventata perché non so cosa fare, letteralmente non so cosa fare, non so se prendere un appartamento a Milano e poi ogni giorno farmi Milano questo comune, che non è assolutamente un problema perché è un comune vicinissimo, con il treno e il metro ci metto po poco 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 tempo, quindi non è un problema quello, o se prendere letteralmente una casa nel comune in cui io lavorerò. E quindi avere tutto molto più vicino, molto più semplice. Ci sono pro e contro ovviamente di tutto, perché se io stessi a Milano, ovviamente avrei la comodità di vivere a Milano, quindi vivere in una città che conosco, vivere dentro Milano, che è una città che io amo, piena di cose da fare, luoghi da vedere. C'è Eleni, la mia migliore amica, che vi ho fatto vedere molte molte volte, che vive lì, quindi nel senso ho qualcuno con cui uscire, con cui vedermi. D'altro canto, vivere vicino al mio ufficio è vivere vicino al mio ufficio, quindi avere più libertà magari la mattina nel prepararmi, nel vestirmi, nel fare il tutto, ma anche lì non è un grande problema. Ciò a cui io sto notando di avere un po' di difficoltà è letteralmente trovare degli appartamenti, perché a Milano non è difficile trovare degli appartamenti, oddio, non è difficile. Con quello che io vorrei e poi quello che loro offrono, bisogna un po' entrare in accordo. L'unico problema è che nel comune in cui io andrò a lavorare non ci sono molti appartamenti in affitto, quindi è un po' difficile, perché io ovviamente appena mi hanno dato l'ok, io ho subito iniziato a cercare degli appartamenti. Io vorrei o un monolocale o un bilocale. Sto cercando o un monolocale o un bilocale, diciamo, ecco così. Quindi ho scritto ad un po' di persone. E o non mi hanno risposto così, oppure se mi rispondevano, cioè non lo so, alla fine mi dicevano: ah sì, vediamo di qua di là, quindi tutte cose un po' vaghe, e mi sono presa un po' a male. Per Milano probabilmente sarà, spero, leggermente più semplice trovare un appartamento, ma anche lì
Non è un problema, l'unica cosa è che voglio e assolutamente devo trovare un appartamento perché al momento è la prima volta che io mi trasferisco a Milano e non ho idea di dove andare ad abitare perché io ho sempre avuto, cioè prima di partire, la certezza di dove sarei andata ad abitare perché il primo anno sono stata nel lontano 2014, sono stata in una... Non in un convento, in un convento. Sono stata in una sistemazione tipo, come si dice, collegio, in un collegio, ecco, non mi veniva in mente. Ve ne ho anche parlato, gli ho fatto degli story time un po' così e lì ho conosciuto la mia migliore amica. Poi gli altri anni ho sempre vissuto in dei monolocali in zone meravigliose di Milano, uno era in Duomo, letteralmente in San Babila. L'altro monolocale in cui ho vissuto era sulla Gialla in zona Brenta, anche lì meraviglioso. E quindi mi piacerebbe nuovamente trovare un monolocale, un bilocale è utopia a Milano perché con i prezzi che ci sono veramente spenderei più, una quantità di affitto al mese allucinante. Mentre con lo stesso prezzo nel comune in cui io dovrei andare a lavorare, ovviamente gli appartamenti sono più grandi. Ho visto che con lo stesso prezzo potrei anche vivere in un trilocale. E però ovviamente cambiano perché non sono a Milano. Quindi diciamo che la grande novità è questa, mi trasferisco. Ho già iniziato a fare le mie valigie, sono già entrata in panico, ho già fatto dei bei pianti isterici, no, i classici mental breakdown, e perché l'unica cosa che veramente mi spaventa e mi terrorizza è non avere una sistemazione concreta, no? Non sapere ancora dove andare. Per il momento starò in un B&B, e fin quando non troverò una sistemazione starò in un B&B. Grazie a Dio io ho i genitori migliori del mondo, che se state guardando questo video io vi amo, mamma e papà Le Monde io vi amo, e loro saliranno con me, staranno con me per qualche giorno, perché purtroppo non possono stare di più perché mio padre poi deve tornare perché ha del lavoro da fare all'università, e quindi semplicemente questo, ma sono contentissima perché loro ovviamente mi accompagnano e mi aiuteranno a trovare una sistemazione, si spera, il prima possibile. E nel frattempo staremo appunto in un B&B. Quindi sì, questa è la grande novità, le due grandi novità, perché la prima grande novità è che sono qui, sono tornata, ciao! La seconda è che torneranno i miei video dalla Lombardia. Non si sa se da Milano o in provincia, comune di Milano, non lo so. Però staremo a vedere. Io adesso, con il passare dei giorni, prima ero straight nella mia scelta e volevo assolutamente trovare casa lì, in quel posto, nel comune in cui lavorerò. Adesso andando avanti con i giorni e pensando di più a quello che è la mia vita fuori dall'ufficio, effettivamente forse preferirei vivere a Milano. Quindi vediamo quello che riuscirò a fare, quello che riuscirò a trovare. E ho dovuto. Una delle primissime cose che ho fatto quando ho letto l'email, ero in palestra, mi stavo allenando e apro la mia email, leggo questa email, ovviamente panico, oh mio Dio, un mix di emozioni fortissime. Chiamo i miei genitori come prima cosa. Gli dico che appunto ero stata scelta per questo lavoro meraviglioso, loro ovviamente felicissimi per me. Poi ho chiamato mia sorella, mio fratello e poi ho disdetto la palestra perché ovviamente dovevo disdirla. Ho saputo la notizia giorno 27, quindi purtroppo, mannaggetta, ho disdetto troppo tardi e il mese di luglio mi verrà comunque accreditato. Sig, odio sprecare i soldi così, ma va bene. E adesso devo pensare appunto di iscrivermi in palestra. Ovviamente se mi iscrivo a Milano, cioè se mi iscrivo a Milano, se mi trasferisco a Milano, è quasi sicuro che io mi iscriverò alla Virgin perché è la stessa palestra in cui è scritta Eleni, perché ero indecisa tra la McFit o la Virgin, erano le mie due opzioni, perché la McFit sono stata a Catania e mi sono trovata benissimo, veramente veramente molto molto bene. E alla Virgin ci sono già stata altre volte perché appunto quando venivo a Milano Eleni mi faceva allenare con lei lì e nulla, quindi sì, qui vedete queste due valigie, lì ne ho un'altra da 26 kg aperta con altre cose che devo mettere. Per quanto riguarda il lato logistico impacchettamento sono messa direi
decentemente. Questa valigia è piena di vestiti, praticamente ci sono solo vestiti, c'è tutto il mio guardaroba estivo, perché le mie cose estive sono piccolissime, me ne ero dimenticata, ma ho tutti i toppettini piccoli così, gonnelline piccole così, quindi sono tutte cose piccole 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 e in metà valigia sono riuscita a far entrare tutto. E poi ho anche messo una gran parte, se non direi tutti, tutto il mio abbigliamento autunnale, primaverile, diciamo quello da mezza stagione, no? Quindi manichette più lunghe, maglioncini, felpette, cose un pochino più pesantine, ma non troppo pesanti da inverno, inverno, inverno. Ho messo tutti i miei pantaloni, tutte le mie gonne, tutti i vestiti che mi voglio portare invernali ed estivi indipendentemente, quindi questa è letteralmente pienissima a tappo. Questa è ancora vuota, ma è la valigetta che io mi porterò con me dentro l'aereo, quindi è molto piccola, non ci saranno grandi cose, quindi metterò magari il beauty, giusto qualcosina per cambiarmi nei giorni in cui starò lì, perché non voglio aprire la valigia grande. Mentre nell'altra valigia grande, che è letteralmente come questa, ho messo alcune giacchettine tipo blazer, no? Che si possono indossare un po' tutto l'anno. Metterò i liquidi, quindi i miei profumi. Mia zia Cristina, ciao Cristina se stai guardando questo video, mi ha regalato un profumo meraviglioso di Hermès che lei utilizza e ogni volta che lo utilizzerò penserò a lei. E poi ho messo, direi, quasi tutte le scarpe che mi voglio portare, sì, perché fuori ne sono rimaste solo due, quelle che metterò probabilmente quando partirò e poi un paio che indosserò in questi giorni per andare in palestra, perché fin quando non parto, fino al giorno della mia partenza, che non vi dico quando sarà, ma spero di fare un vlog, non ne sono certa, ma vi terrò aggiornati. E comunque, durante la prima settimana di luglio io parto, io vado. E appunto, quindi andrò in palestra ancora in quei giorni per cercare di sfruttare al massimo l'abbonamento che pagherò di tutto luglio, ma che sfrutterò soltanto per pochi giorni. Quindi sì, ci sono alcune scarpe e giusto qualche, come si dice, tipo asciugamano, cose così, no? Da avere a casa. E tutto il mio abbigliamento sportivo, ovviamente, praticamente tutto ho portato, tutto il mio abbigliamento sportivo, quello verrà con me. E adesso mancano un po' tutti gli accessori, il make-up, manca tutto di quello, piastra, le mie medicine, olio per capelli, tutte quelle cosine lì, no? Aggiuntive. Io ovviamente ho fatto una lista sul mio telefono di cose che mi devo portare, mi devo ricordare di portare, ma vediamo. Diciamo che quella valigia è già piena e io ne avevo a disposizione due grandi e una così piccolina, perché poi ovviamente i miei genitori poverini qualcosa la devono portare. Quindi spero di non dover chiedere aiuto a loro e chiedergli un po' di spazio per mettere qualcosa, ma in teoria non ne dovrei avere bisogno. Poi ovviamente per quanto riguarda tutta la questione dei cappotti, maglioncioni pesanti, quelli verranno o spediti dai miei genitori quando io ormai sarò lì, oppure semplicemente se riesco a tornare un fine settimana prendo e riporto tutto su. Quindi sì, diciamo che questo è un po' il tutto. Mamma mia, non l'avrei detto, ma ho sudato per fare questo video, mamma mia. Allora, adesso io mi cambio perché ho messo questo vestitino soltanto per fare il video. Ah, un'altra cosa, adesso io oggi stesso parto e vado a casa mare di amici e sarò lì fino a domenica slash lunedì e quindi poi avrò pochissimo tempo per organizzare le ultime cose, per questo mi sto portando leggermente più avanti e sto impacchettando tutto. Infatti in questi giorni non so che cosa indosserò perché non ho più vestiti, non ho nulla da mettermi, ma va bene così. E quindi sì, sto un po' andando di fretta perché non sarò a casa per 3 giorni, quindi non avrò modo di impacchettare per i prossimi 3 giorni. Quindi nulla, io spero di avervi reso un po' felici con questa notizia, spero che voi siate felici per me perché io sono felicissima, sono emozionatissima e oltre ad essere felice, sono anche molto orgogliosa di me perché ho raggiunto un traguardo che spero vada solo che a migliorare, vada solo che diventare sempre più grande, ma già così in partenza è molto più di quanto io avrei sperato e voluto per me per il momento. Si pensa sempre in grande, ma per il momento è un ottimo punto di partenza questo, mamma mia, sono contentissima. E nulla, quindi vi mando un grosso grosso bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Adesso non so dirvi quando sarà,
O sarà il vlog della giornata della partenza, anche se noi in realtà partiamo la sera tardi, quindi sarebbe il vlog della partenza delle 9 di sera, oppure dei giorni in cui io sarò lì. Quindi vedremo, comunque vi terrò aggiornati. E nulla, vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, che spero sarà presto presto presto. Ciao amici!